cansado de dar encantador ruim. Quero ver se você pode passar por cima de mim. Você vê que tá cansada de dar encantador ruim. Quero ver se você pode passar por cima de mim. Vagabundo, capriado, pinico de vomijar, rapariga de azar. Benvenuti al Cantacronache di Davide Riondino. Con Federica Manzitti. Tanto perché che facciamo, qua? Facciamo? Canta cronaca, lo dice la parola stessa. Cantiamo la cronaca. Invece che scrivere articoli, come giustamente fanno i giornalisti, possiamo anche cantare le cose che succedono. Il titolo e l'ispirazione viene dal noto cantacronache torinese anni 60, dove Calvino, altri intellettuali, cantanti, Amodei, scrittori vari, cantavano delle cose di attualità, provando a fare delle canzoni su cose che in genere non venivano, non diventavano canzoni. La canzone abitualmente si pensa di farne una al mese, poi in un anno fai un disco e dici, oh, ho fatto un disco. Invece si possono anche fare 5 canzoni a settimana. È un modo per strappare ai giornalisti, al giornalismo, il racconto dell'oggi. Esattamente. Perché raccontandolo, quel che accade oggi non deve essere soltanto, non può non essere soltanto raccontato secondo certi schemi. Brava, mi piace questo entusiasmo verso la canzone. Cantiamo dunque l'attualità, che sia la nostra vita nella cronaca un'incitazione all'epica. Attraversiamo i nostri tempi cantandoli, e così per ricordarli, che si ricorda meglio sentendoli cantati con l'uso di foto, di immagini, quello che troveremo, la prima ballata della settimana che racconta la settimana che è passata, e ve la appioppiamo adesso, l'ho scritta io. Torino, maggio, salone popolatissimo di lettori che si guardavano negli orecchi e si scrutavano nel cervello, affollatissimo all'improvviso e tutti dissero è molto bella questa masnada di solitari che titillavano gli scrittori. Renzi presenta il suo libro Oltre la rottamazione, ora a 50 poltrone e non ce n'è più bisogno. Scivola via come un sughero verso la nuova stagione, scivola tra le macerie senza nessuna vergogna. Saviano vende di meno, ma tutti comprano che è un piacere. E poi le feste ai Murazzi, Torino di primavera. Letta procede, impassibile, sembra un ottimo capitano, con un nuovissimo stile, detto lo stile pisano. Si resta insieme maledicendosi in un governo prigione, in fin dei conti sinistra, destra, sono soltanto opinioni. La Gabbanelli bombarda Grillo con l'apprezzabile riflessione che questa storia degli scontrini ci avrebbe rotto i coglioni. Gira per aria la sensazione di smantellare le barricate e che a quei due non dispiacerebbe essere ridimensionati. Grillo, d'altronde, un ragazzo sveglio, non può non essersi accorto che sul traguardo di maggio 5 stelle hanno il fiato corto. Un uragano nell'Oklahoma come un assalto furioso, e siamo in guerra con qualche cosa, anche se non si sa cosa. Spartacus vendica i torti, ma Giulio Cesare si avvicina perché Banderas perdeva tempo con una macina da mulino, e Carlo Moni che se ne va sulla Calvana di Prato parte senza voltarsi come un perfetto soldato. In una barca nel mare davanti a Genova, portoghese vogava calmo. Torino, maggio, salone popolatissimo di lettori che si guardavano negli orecchi, si scrutavano nel cervello, affollatissimo all'improvviso, e tutti dissero è molto bella questa masnada di solitari che titillavano gli scrittori. Renzi presenta il suo libro Oltre la rottamazione. Una settimana trascorsa e raccontata con la chitarra di Paolo Ceccarelli, il testo di Davide Riondino e una sonorità che ricorda un po' un'osteria anche. No, perché l'osteria, i contrasti che abbiamo sentito anche nella sigla, il desafio brasiliano c'è, cioè, nella sigla. La sfida. Per le strade, se le trovate anche in internet, cercate repentista oppure desafio e vedete che questi signori con un tamburello si sfidano nelle strade di San Paolo, offendendosi in versi e cantando, e poi fanno cappello e prendono quello che la gente gli dà. È una tecnica che era presente anche da noi, che lo è ancora in alcuni, non tanto di sfidarsi in strada, quanto di cantare in versi, improvvisando su quello che suggerisce l'occasione.
abbiamo un esempio formidabile dentro l'Enoteca Corsi, siamo andati a incontrarlo a Via del Gesù, qua non vicino, lontano dalla radio, e si chiama Paolo Santini. Paolo Santini che viene da Posta, un luogo sulle montagne tra il confine del Lazio e dell'Abruzzo, esattamente dove si racconta che, poiché Apollo passò di lì, passava sempre di lasciò pecore, qualcosa di sé, e questo qualcosa di sé si è incarnato in poeti improvvisatori. Fu amato da delle fanciulle, e poi per generazioni nella zona intorno alla matrice Posta Borbona nascono poeti improvvisatori di grande calibro. Uno di questi è Paolo Santini. Introduciamo però Paolo Santini con la matrona, la capostipite del canto improvvisato, del canto in versi. Donna e cilena, tra c'è l'altro. Un film recente, andatelo a vedere, che è Violetta Parra. Una canzone molto bella, in 10 ottosillabi, che si ripetono con la stessa forma di rime, che canta l'amore. Volver a los 17, tornare a 17 anni dopo aver vissuto un secolo, è come decifrare simboli senza essere un saggio competente. Tornare improvvisamente volver a essere di repente così fragile come un secondo. Tornare a sentire profondamente come un bambino davanti a Dio. Questo è quello che sento io quando sono davanti a te, in questo istante fecondo, quando mi innamorate in questo istante fecondo. È una poesia meravigliosa, è un canto, e lo sentiamo da Violetta Parra. Volver a los 17, después de vivir un siglo. Es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido, con todo su colorido, se ha paseado por mis venas. Y hasta las duras cadenas con que nos ata el destino es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. Lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencia. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocente. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra y va brotando, brotando como el mosquito. Davide Riordino, sono temi alti questi. Temi alti, complessi. Danno vertigine. Quindi il vertigine bisogna farle passare. Perché la cronaca che noi vogliamo affrontare in queste puntate non è soltanto l'altissima cronaca geopolitica, ma la cronaca è anche nelle pagine dei giornali, di cronaca di chissà dove, degli Hawaii per esempio. Io ho trovato che, e l'ho vista anche in web, che un delfino aveva chiesto aiuto a dei sub che stavano filmando delle orche, mi sembra, delle mante, e è andato lì perché si era ingavonato con una lenza. Sì, si era legato tutto. È andato giù da questi qui dicendo: scusate, la lingua del delfino. E l'altro ha capito dopo tu un po'. Tu hai capito? Sì, anche. Io ho capito, ma anche si vede il tipo che capisce dopo un po' e gli toglie la lenza che lo inceppava. Delfino torna su, poi dice: ma andate via senza salutare. No,
ha preso aria, è sceso giù e ha detto c'aveva ancora l'amo. Non è solo colto, è anche educato. Educato. Si è fatto togliere l'amo, tipo ASL, pronto intervento, e poi ha fatto delle capriole che vogliono dire grazie mille, siamo molto gentili, noi gelfini, vi salutiamo a nome di tutti qua. È stato anche un po' lungo. E questa è una storia che tu hai cantato, anzi che canta Monica De Muru, accompagnata ai vari strumenti esotici. Esotici da, da Natalio Mangalavite, che lui stesso è esotico. Esotico perché è argentino. In quanto argentino. E insomma una storia raccontata. Raccontata. Noi vogliamo allargare, non è che questo è un esempio, un giorno magari non scriverò io queste storie, scrivetele voi, mandatecele. Però in questo caso laboratorio, prendiamo un musicista, una cantante, gente che ha voglia di lavorare con noi e in questo caso cantiamo. Del resto Fabrizio De André, tu sai, la canzone di Marinella era in realtà un articolo, un trafiletto di un articolo di un giornale. Anche quello è una cosa di cronaca. Un trafiletto di un giornale. Di una ragazza che fece quella, quella tristezza. Ti dirò di più, il topos, che non è un grosso topo, ma lo schema della ragazza caduta nel fiume, c'è anche in dei piccoli affaretti in ottava rima della editoria popolare di quelli che cantavano i cantastorie. La storia della ragazza che cade nel fiume, che allude a chissà che cosa, insomma. Quindi non c'è bisogno di inventarsi chissà che cosa complicato di nuovo, ma basterebbe che i nostri ascoltatori, i nostri visori, sì, si ispirino a questi esperimenti del Riondino. Mandateci delle storie, noi ve le musichiamo e le cantiamo. Il delfino. Storia del delfino delle Hawaii che si era attorcigliato in una lenza. Cercava per gli abissi profondissimi dell'isola la croce rossa di un'ambulanza. Aveva un amo in una pinna, faceva fatica, voleva un dottore. E vide finalmente nell'azzurro una pattuglia compatta di sommozzatori. Ed il delfino scivolò, rotolò, forticando intorno ai mammiferi pinnati dalle tute blu. Capriolò, sibilò, fece un giro tondo tra le bolle di ossigeno che risalivano su e facevano glu 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 glu. Quelle maschere guardavano stupiti quel delfino che girava con insistenza, finché il capogruppo si decise a guardar meglio e capì il problema, tagliò la lenza ed il delfino liberato salì nel cielo a riprendere fiato. Poi ritornò dall'uomo che con il coltello gli tolse l'amo ed il delfino scivolò, rotolò come ringraziando tra le belle bolle delle tute blu. Capriolò, si inchinò come salutando, fece un balzo verso l'alto e non si vide più e sparì nel blu e i sommozzatori andarono via fischiando blu. Delfino è stato cantato, ha voluto manifestarsi e noi lo abbiamo celebrato cantando. E rimarrà nella memoria, nella perché memoria. Tutto quel che accade, se è cantato, non si perde. Non si perde, non solo mettiamo degli schermi sott'acqua, anche nella memoria dei delfini, giustamente, che si tramanderanno questa canzone. E se mi troverò in difficoltà mi aiuteranno. Del resto l'intelligenza del delfino dove risiede? Nella sua memoria. Per cui volete essere più intelligenti? Cantate quel che vi succede. Anche questo, infatti, anche il fringuello canta, quindi la virtù dell'animale. Però non è molto furbo. Non è furbissimo, dipende. Quindi furbi sono gli esseri umani, ora per tornare a bomba, come si vuol dire, e noi continuiamo a indagare su questo modo di cantare l'attualità, di cantare i versi, di cantare la cronaca. A volte anche la politica. In questo caso Allen Ginsberg, poeta americano, una specie di proto-video,
uso anche interessante del montaggio di pezzi di televisione, di pezzi di cronaca, su una ballata. Lui compone delle ballate, le ballate sull'attualità, in questo caso si chiama Ballata dello scheletro, e i musicisti gliela mettono in musica, lui quindi la declama cantandola. C'è un punto di passaggio tra la esposizione quasi da mezzo busto televisivo, da presentatore di giornale, e il canto, è quello che magari ci interessa, dove il giornalismo diventa versificato e dove il mezzo busto diventa performer. Quindi un poeta americano che fa giornalismo cantando. Said the presidential skeleton, I won't sign the bill. Said the speaker skeleton, yes you will. Said the representative skeleton, I object. Said the Supreme Court skeleton, what do you expect? Said the old Christ skeleton, care for the poor. Said the Son of God skeleton, AIDS needs cure. Said the homophobe skeleton, gay folks suck. Said the heritage policy skeleton, blacks are out of luck. Said the macho skeleton, women in their place. Said the fundamentalist skeleton, increase the human race. Said Nancy skeleton, just say no. Said the Rasta skeleton, blow Nancy, blow. Demagogue skeleton, don't smoke pot. Said the alcoholic skeleton, let your liver rot. Said the junkie skeleton, can't we get a fix? Said the big brother skeleton, jail the jerks for kicks. Said the mirror skeleton, hey, good looking. Said the electric chair skeleton, hey, what's cooking? Talk show skeleton, muck you in the face. Said the family value skeleton, my family values mace. Said the New York Times skeleton, that's not fit to print. Said the CIA skeleton, can't you take a hint? Skeleton, believe my lies. Said the advertising skeleton, don't get wise. Said the media skeleton, believe you me. Said the couch potato skeleton, what me worry? Said the TV skeleton, eat sound bites. Said the newscast skeleton, that's all for night. Bella questa ballata di Allen Ginsberg. È molto interessante, quindi vedete come anche la vita si alleggerisce riuscendo a cantarla, a metterla in scena. Spesso ci ingrovigliamo perché non riusciamo a trovare la musica con la quale, diciamo, esprimere quello che ci capita. Concludiamo. E soprattutto questo... come le viviamo noi le cose. Viviamo sempre un po' per interposta persone. Scrivendo e cantando diventiamo un pochino autori di quel che accade. Poi bisogna, per affrontare la realtà, muoversi molto così con la poltrona. Così, tutti a casa delle poltrone. Ecco, Allen Ginsberg è bravissimo, però sì, in un certo senso non quanto il nostro Paolo Santini. Perché lui improvvisa,
E quindi esatto. Quando si improvvisa si ha qualcosa di al più. Santini abbiamo proposto, come appunto seguace di Apollo, un esercizio perfido. Gli abbiamo detto, vediamo dove può arrivare, anzi l'ha detto lui, questo gioco dell'estemporaneità, poter costruire questi cristalli di ottave, di otto endecasillabi, su qualsiasi cosa. Allora abbiamo preso un libro sul suo suggerimento e agitando il libro, mettendo poi un dito dentro il libro, il dito, fai vedere il dito, quello lì, e trovando una frase dentro il libro, la frase trasformata in un verso di endecasillabe, di 11 sillabe, tutto può essere trasformato in un verso di 11 sillabe. Faccio un esempio. Faccio un esempio e adesso te l'ho fatto. È un endecasillabo. Faccio un esempio e adesso te l'ho fatto. Capito? Nella struttura dell'italiano, l'endecasillabo. Lui prende la frase del libro e la trasforma nel primo verso di un piccolo racconto. È venuto un verso molto strano, devo dire. Sì, no? Qui si vede non solo la duttilità di Paolo Santini, ma anche il sadismo di David Riondino. Perché nel libro è uscito fuori proprietari terrieri bizantini, cioè che è un endecasillabo, voglio dire che cosa fa uno su proprietari terrieri bizantini. Vediamo. Quindi Santini ti è toccato improvvisare su proprietari terrieri bizantini. Auguri. Proprietari terrieri bizantini, adesso qui bisogna un po' inventare della poesia, questi sono i destini a volte senza ali per volare. Proprietari terrier senza confini, quasi pianure sì, simili al mare. Dalla pianura vedo una campagna, ma poi guardo la neve e la montagna. Nel mare di Bisanzio ci si bagna e passano i velieri a briglia sciolta. Nelle taverne a Bisanzio si magna, io ci sono stato là più di una volta. Rientriamo dall'Enoteca Corsi agli studi di Radio Città Futura perché è arrivato il momento di salutarci. Salutiamo con la mano perché siamo in televisione, fossimo in radio faremo queste cose qua. Mi salutiamo con la mano elegantemente in televisione e in video, anzi in web, in e faremo anche un'altra puntata di questa per continuare a cantare l'attualità. Blablabla è un endecasillabo? No, non è moderno. Alla prossima, Federica Manzitti, David Riondino, Roberto Gennaro che ha curato la parte www e Gaia, ma anche Matteo Allegretti che invece ha curato la parte audio. Benissimo. No pudiendo vivir juntos por su estado de pobreza, resolvieron separarse y que cada cual se fuera a procurarse un refugio que aliviara su miseria. Y antes de desparramarse para empezar vida nueva en aquella soledad, Martín Fierro con prudencia a sus hijos y al de Cruz les habló de esta manera. Un padre que da consejos, más que padre es un amigo. Así como tal les digo que vivan con precaución. Nadie sabe en qué rincón se oculta el que es su enemigo. Yo nunca tuve otra escuela que una vida desgraciada. No extrañen si en la jugada alguna vez me equivoco, pues debe saber muy poco aquel que no aprendió nada. Hay hombres que de su ciencia tienen la cabeza llena. Hay sabios de todas menas, mas digo, sin ser muy ducho, es mejor que aprender mucho el aprender cosas.